Benvenuti al TG No, la disinformazione nelle vostre case. Andiamo con la notizia che regna in tutti i giornali, la notizia principe. Che cosa è successo? La Volkswagen mette in circolo 11 milioni di veicoli taroccati. Con un microchip avrebbe eluso i controlli sulla reale emissione di gas. Che qualcosa non funzionasse, me l'ho chiesto anch'io da piccolo, quando ho visto il maggiolino tutto matto senza conducente. L'Italia è l'unica nazione che non ha nulla da rimproverare alla casa automobilistica tedesca. Ricordiamoci che la Fiat ha prodotto la Duna, la Marea, la Palio e la Brava. Cadono le teste di molti dirigenti. In cambio delle dimissioni è stato chiesto però di proporsi volontari per il crash test della Mercedes. La Volkswagen ha avuto inflitta una multa di 18 miliardi di dollari. A occhio e croce si prevedono dei leggeri aumenti nelle concessionarie di auto tedesche. La Golf sarà costruita in maniera totalmente ecologica, tant'è vero che dal prossimo mese le Golf saranno costruite interamente ad uncinetto. Andiamo con la nostra rassegna stampa. Il primo è l'Avanzi, Volkswagen senza filtro. La credibilità e la professionalità della Germania va in fumo. Pronto un dossier scuse della Merkel preparato appunto dalla Volkswagen con inchiostro simpatico. Il nostro secondo giornale è il Faglio. Solo fumo e niente arresti. Bastava solo scrivere sul cofano nuoce gravemente alla salute. Se il mercato dovesse crollare, deportazione in massa di auto in Grecia. Questo era il nostro ultimo quotidiano. Per godere ancora di più di queste notizie vi consigliamo di Giorgio Gaber, vengo a prenderti stasera, Torpedo Blu, nella speranza che non sia una macchina tedesca. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu, automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù.